Ciao a tutti ragazzi, qui Alec, oggi siamo qui per un nuovo episodio di Minecraft, è il dodicesimo forse, non lo so, 13, 12 o tredicesimo, adesso non ricordo. Mi raccomando ragazzi, qui in alto a destra c'è la I, se la aprite, cliccate, c'è la playlist, trovate la playlist di tutti gli episodi. Nello scorso episodio avete votato il magazzino che ha vinto di poco sui sotterranei. Il magazzino però, nessuno ha scritto poi nei commenti a che piano secondo voi dovevo farlo. Secondo me conviene al primo perché è più fattibile. Poi faremo da qualche parte un buco che va nei sotterranei e faremo i sotterranei sotto questo piano. Nel secondo e terzo piano non so cosa fare. Per il momento, però, ora facciamo il magazzino. Poi non so se magari farlo in una stanza chiusa, perché tutto il piano mi sembra un po' eccessivo per il magazzino. Quindi oggi faremo quello. Per quanto riguarda invece i bug del mondo, nello scorso episodio, vi ricordi, non so se vi ricordate che tanto qui mi sta invadendo l'Edera, in pratica. Che levane un po'. Guarda qua quanta, ma chi è tutta sta cosa? Porco cane, sta invadendo tutto, ok. Nello scorso episodio c'era un bug, siccome l'ho deciso di levarlo e aggiustarlo non in creative, perché comunque so che a molti dà fastidio, anche se in realtà, dato che sono dei bug, era giusto che io li levassi in creative. Qui ho semplicemente aggiustato l'acqua e ho fatto del bug un isolotto. E questo isolotto, in questo lago, non so, dovrò decidere cosa farci. Ditemi voi nei commenti, importante ragazzi, cosa secondo voi potrei fare lì? Se non lo so, non c'ho proprio idea di cosa fare. Un porticciolo è inutile perché questo lago, ragazzi, è solo qui davanti al castello, quindi non ho idea bene di cosa fare lì sopra. Ditemi voi cosa secondo voi possa fare. Qui, come vedete, ho chiuso il buco che c'era, quindi è tornato tutto normale. E lì abbiamo la nostra farm di polli che ho aumentato, ragazzi. Sono arrivato a 7-8 polli. Come vedete, è nato un figliolo. Ciao figliolo. Tutto a posto? E oggi a fine puntata vedremo quanto rende con 7-8 polli. Dovrebbe in qualche modo. Ma qui carne cotta ce n'ho? No, ancora no. Ok, e vediamo se funziona. Questo circuito dovrò chiuderlo, lo farò a breve. Nel prossimo episodio probabilmente lo troverete chiuso. Qui ragazzi, vi ricordate i bug? Questo degli alberi, qui c'erano degli alberi, l'ho levati e ho levato anche il duplice del campo di grano che magari riduplicato lì, l'ho levato con tanta pazienza. Qui intanto questo blocco è rimasto tipo così, leviamolo. E qui c'è sempre quel bug, c'era però il laghetto e l'albero incastonato, l'ho levati, ho un po' chiuso tutto il lago. Adesso questo dovrò chiuderlo con della terra e poi rifare pazientemente questo pezzo di muro. E poi i bug sono finiti ragazzi, quindi il mondo è tornato normale, l'ho riparato, spero che non ricrashi più a causa di un blackout. Lì c'è ancora quel pezzo di muro, vi ricordate che avevate trasportato lì? L'ho in parte eliminato, però devo ancora finire. Mi sono messo lì senza creative e lunghetta, ragazzi. Lo finirò di togliere comunque. E quindi il mondo è a posto. Ora, qui da mangiare non è che siamo messi benissimo, comunque, vabbè. E detto questo, andiamo a cominciare a lavorare al magazzino. Lì, innanzitutto, quel portale lo so, non si può vedere il portale qui, ragazzi. Ah, vedete, il bug si è ampliato anche qui perché c'era più spazio tra il portale. Ah, ha sotterrato anche i due pezzi di lapislazzulo inferiori. Non me ne ero accorto. Qui dovrò comunque distruggerlo e rifarlo da qualche altra parte, ragazzi, perché è inguardabile. L'avevamo fatto al volo perché ci serviva il quarzo per la farm di polli. Chi non avesse visto la costruzione della farm di polli, sono gli scorsi due episodi. Andate a vedere se siete curiosi di come si costruisce. Spero funzioni bene. E niente, quindi cominciamo a attrezzarci per il magazzino. Innanzitutto, ragazzi, vado a fare un po' di legna perché dovremo fare tante box e tanti cartelli perché lo voglio fare dello stile mio, di come mi piace a me fare i magazzini. Molti sicuramente lo conosceranno il mio stile, dato che è quello che ho fatto anche nella vecchia serie di Minecraft sul mio canale quando prima che chiudessi, e quindi lo rifarò simile. Tanto faccio un po' di legno e taglio il pezzo, ragazzi. Ok, ragazzi, ho fatto del legno e l'ho ripiantati pure gli alberelli, così almeno ricresceranno. E ancora un altro arboscello, ma quanti cazzo? Ok, mettiamolo qua. E andiamo all'interno a cominciare a studiare come farlo, ragazzi. Ricordo ragazzi, intanto che mi avvio questa è l'entrata del castello per chi non l'avesse vista, vi ricordo di supportare la serie di Minecraft, riceve sempre non più di 900 visual e pochi like. Chi la vede mettesse più like. Cosa ci fai tu qui dentro, zombie? Cosa ci fai tu qui? Perché laggo? Perché lagga? Perché lagga? Ok, e quindi
supportatela con più like e più commenti, ragazzi. Hashtag sostegno per Minecraft voglio su questo episodio, perché è importante, ragazzi. Io la serie la faccio comunque proseguire perché mi va, però vorrei che la serie esplodesse di più. Non esplode perché purtroppo non è facile, però spero di ricevere sempre più supporto da voi e che mano a mano riusciamo a farla partire. Allora, innanzitutto craftiamo sto legno. Ah, questo è il legno che abbiamo. Vorrei posare un po' di roba. Innanzitutto facciamo del pane con il grano che ho. Ok. Un po' di cibo non guasta mai. Allora, innanzitutto craftiamo il legno. Con shift dovremmo craftarlo tutto. Perfetto. Poi sempre con shift premuto possiamo fare così. Shift premuto facciamo tutte. Ammazza, me sono imparato, velocissimo. Quindi 8 bauli che non ci serviranno, non ci basteranno ovviamente. E quindi faremo di nuovo così e così e poi ancora. E speriamo che insomma bastino 24 per ora. Quello che mi serve però è la pelle, ragazzi, per fare le cornici, pelle che non abbiamo perché non abbiamo mucche. Quindi sicuramente adesso faremo il magazzino, però poi lo dovremo finire e prima di farlo questo farò la farm di mucche, che d'altronde l'avete anche votata, è molto importante per i libri, per gli incantamenti e tutto, e quindi la farò. Ma i diamanti me ne è rimasto uno, ok. E quindi innanzitutto impostiamo oggi il magazzino e poi lo finiremo dopo la farm di mucche con le relative cornicette che a me piacciono tanto. Allora, andiamo a fare su questa parete doppia box, facciamo doppia box per doppia box, però viene male. No, in realtà sì, si può fare, faccio doppia cosa, allora facciamo due così, ok. Poi ne facciamo, possiamo farne, no, brutta cosa. Possiamo fare così, no, ok, sì, così, e poi così. Già così sono diverse, ma la manca una torcia, no, poi ho fatto così, ok. Già così sono abbastanza, direi, e dovremmo cominciare quantomeno a... Io in realtà volevo mettere tanti cartelli qui con il relativo materiale, però in assenza di quelli dobbiamo fare con i cartelli per forza. Quindi, ok, 6 cartelli sono veramente pochi. No, 6 cartelli bastano. Ho 6 box, ne metto uno provvisorio a box. Una cosa bruttissima, però vabbè, fatto, aspetta, spaccalo un attimo. Una cosa bruttissima, ragazzi, però per ora, almeno per capire cosa c'è nei relativi... No, innanzitutto, ragazzi, mettiamo a cuocere un po' di cerzale. Non c'ho carbone, ma veramente, ma serio, ma non ho un cazzo, ragazzi, non ho veramente niente. Allora, niente, devo uscire e prendere della roba, ragazzi. Ok, ragazzi, dato che mi serve assolutamente del carbone per bruciare e del materiale, facciamo che vi faccio vedere anche le modifiche che non vi ho fatto nello scorso episodio della nostra prima miniera. Come vedete, discesa rapida, la salita è rimasta sempre quella con le scalinate, però la discesa, per come mi avete suggerito voi, ho fatto la discesa rapida. Spero funzioni questa discesa. Ok, sì, funziona. Perfetto, ha laggato un po', però in pratica basta un blocchetto qui di acqua con il cartello discesa rapida e si scende almeno veloce. Però per risalire... però fatto così mi sa che... No, non funziona così, cazzo. Merda. Merda, only shit, non ci avevo pensato. Quindi lo fa così e mette un altro blocco là, che per il momento dovrà essere non cotto, così tipo. E ovviamente adesso non ho le scale, ggvp easy. Facciamole al volo un paio di scale, tanto ormai, ok, così almeno possiamo. Però adesso il problema è, dovrò fare così, così almeno scendo qua e posso risalire. E poi basta che faccio così e salgo sopra. Ok, perfetto. Cosa non l'avevo considerata, qui aggiusterò, qui è veramente brutto. Così qua non ho niente, ok, qui pure non ho niente. Quindi andiamo a cercare del carbone, ragazzi. E abbiamo ancora qui dei funnel da andare e andiamo a cercare al volo delle cose. Ok, ragazzi, sembra averlo trovato un po' di carbone, meno male. Non è nemmeno poco. Fortunatamente, quando si trova, se ne trova parecchio. Meno male. Facciamolo tutto sto carbone. Ok, ragazzi, andiamo fuori. 24 di carbone ci basteranno. Facciamo un altro po' di legna e al massimo poi se useremo quella lì. Ok, ragazzi, siamo qui di nuovo a casa. Ho preso un po' di legna, come vedete.
E qua dividiamo, li mettiamo a fare qua 43 e qui mettiamo a farne altri 64. Ci servirà un po' di pietra cotta per il semplice motivo che vorrei chiudere qui questa stanza con le stesse pietre, insomma, con cui ho chiuso tutto, quindi ci serve di cuocerla. Ora, quello che andiamo a fare è una semplice traslazione. Innanzitutto vorrei fare una box di lapislazzuli e anche se i lapislazzuli vorrei mettere nella sala degli incantamenti, ragazzi, quindi faremo una box di pietra rossa, ragazzi, intera, perché la pietra rossa è una cosa che se ne trova talmente tanta che voglio un'intera box di pietra rossa. Quello che mi piacerebbe fare però, ragazzi, è mettere sotto la box i blocchi di quel tipo. Per esempio, con la pietra rossa non è un problema farli, perché comunque vedete, comunque ce ne abbiamo un botto e non è un problema farlo. E quindi si può fare. Il problema è quando, per esempio, ho già i diamanti. Buttare 10 diamanti per fare un blocco, anche perché due blocchi non se ne parla, ragazzi. Probabilmente li metterò insieme agli smeraldi, però fare anche un blocco di smeraldi è un po' un problema. E quindi questo potrebbe poi portare a terminare il nostro magazzino molto tardi. Però non ce ne frega, perché a noi interessa farlo bene, non farlo veloce. Quindi, innanzitutto, questa sarà la box della pietra rossa. Ci mettiamo tutta la nostra pietra rossa, perfetto. Ok. E poi, per esempio, per la pietra, dato che comunque la metteremo grezza, anche merita una box unica tutta per sé. Questo perché di questa pure se ne fa veramente a tonnellate, ragazzi. Adesso ce l'andiamo a passare, dato che è tipo troppa. Quindi qua ci andiamo a mettere a ficcare tutta la cobblestone. Ok, tutta quanta. Ok. Anche per il legno io farei una box a parte. Questo perché pure del legno è un altro delle materie che se ne trovano veramente tante e che serve tantissimo a tantissima roba, e quindi io metterei dei blocchi dedicati. Siccome abbiamo delle foreste di questo tipo qui vicino, mettiamo questo come simbolo, tanto pure se poi il legno è diverso, sti cazzi. È una cosa simbolica. Mettiamo un po' di questo legno e l'altro ce lo teniamo perché ci può servire. Adesso quindi abbiamo, poi ovviamente qui sopra ai blocchi ci vorrei mettere dei cartellini in cui ci incasello il materiale, così almeno c'è anche un po' più di simbologia. L'ideale era fare una singola box per ogni materiale. Il problema qual è? È che non mi piace perché è troppo poco spazio, e quindi poi se se ne accumulano troppo dovrei fare una doppia box oppure buttarne un po', e quindi preferisco così. Fatto questo, andiamo a fare qual è l'altro un altro materiale. Possiamo andare a fare la box ferro e oro tutto insieme e fare quindi un blocco di... Allora, quindi aspettate, qua andiamo a prendere un po' di pietra cotta, leviamo questa e andiamo a prendere il ferro e... No, il diamante stai buono qua. Quindi andiamo a cuocere l'oro, eppure qua leviamo questo, prendiamo questo e mettiamo a cuocere il ferro. Perché ci faremo un blocco di oro, un blocco di ferro e ci andiamo a fare la box oro-ferro, che comunque se ne trovano tanti, ma addirittura in prima box da due no, quindi si possono fare misti quei due. Poi possiamo fare la box che a me piace, sabbia-vetro, dove mettiamo entrambi, perché comunque sono altri due materiali molto importanti. Poi andiamo a vedere nella box cosa abbiamo. Possiamo fare pure a me piace fare anche, allora, il quarzo del Nether. Col quarzo del Nether si potevano fare i blocchi. Si craftava. Ok, ragazzi, ho trovato come si crafta. Praticamente sono quattro blocchi così, non lo sapevo. Ok. Si potrebbe fare questo e poi prendere questo e quindi fare una box per i materiali del Nether. Ovviamente ci mettiamo tutta la roba del Nether, anche se i blocchi sotto saranno due dei più significativi, cioè di quelli che se ne trovano di più, cioè della Netherrack e del quarzo. Poi è ovvio, ci potrà essere anche la pietra luce dentro, la glowstone, molti la conoscono così, in italiano è pietra luce, però noi mettiamo quarzo e Netherrack, però ci mettiamo anche dentro la glowstone senza problemi. Ora quello sarà quello oro ferro e questo sabbia vetro. Allora, aspettate, ovviamente non abbiamo finito i materiali, è ovvio. Qua ho già della roccia cotta, molto bene, quindi possiamo tranquillamente cominciare a craftarci dei blocchi, come dico io. Ok, aspettate. Allora, quindi faccio così, ok.
e quindi li crafto tutti. Lo faccio così e li crafto tutti. Ok, abbiamo un po' di blocchi. Mazza le box che abbiamo ancora. Quindi innanzitutto cominciamo a chiudere il magazzino. Probabilmente lo chiuderò così. Facciamo solo il perimetro alto 2 per ora, poi lo rifinirò dopo. Quanto la facciamo larga sta stanza? Probabilmente sta parete dovrà contenere altre box, quindi 2. In realtà quella dista 2, abbiamo sbagliato, perché vedete questa qua dista 2 dalla parete, quindi dobbiamo far distare anche questa 2, quindi questa qua arriviamole al volo e deve arrivare fino, io direi qua, fino a qua è più che sufficiente, direi così. Sì, facciamo anche questo di sta 2, perfetto. Così, e la porta io direi di farla non solo da un lato, io direi di fare due entrate, ne farei una qui. Anzi, la faccio così. Ok, facciamo un'entrata qui e io direi di farne anche un'altra da sto lato, che comunque sennò è tutto muro, è brutto. Ne facciamo una anche qua, tipo qui. Sì, qui, perfetto. Quindi queste saranno le entrate al magazzino. Il magazzino è questo qui. Ovviamente nei lati delle entrate le box non saranno tutte, quindi ne metteremo un'altra qua. Mannaggia a me, Alec. Un'altra qua, perfetto così, e poi un'altra, esatto, qui, precisa. Ok, e un'altra qua, perfetto. Quindi queste sono altre box, anche perché i materiali non sono finiti. Andiamo a vedere se si è cuoto. Ok, l'oro si è cotto in parte, manca poco. Il ferro pure, ok. Andiamo a craftare il nostro blocco di ferro. Ok, che spreco di ferro, però è per decorazione, quindi è una cosa fondamentale, ragazzi. Questo. Ok. Andiamo a fare anche un blocco d'oro, ottimo. E questo è l'oro e il ferro che ci avanzano. Qua c'è altro oro, questo sta per finire, aspettiamo. Olè. Ok, prendiamo anche il carbone, tanto dovrebbe aver finito. E andiamo a fare anche questa box fondamentale, ragazzi, perché sono cose proprio fondamentali, il ferro e l'oro, ed è importante che abbiano la loro box. Allora, quindi mettiamo qua. Ok, abbiamo fatto anche quello dove metteremo ferro e oro. Adesso lì faremo sabbia e vetro. Il vetro già abbiamo, la sabbia no. Potrei andarla a prendere, però pensiamo un attimo a cosa altro manca. Potremmo fare una box per la terra, ragazzi. So che è uno spreco, però effettivamente la terra è un'altra cosa che ce n'è veramente tanto. Io la butterei qui all'angoletto, la farei. Siccome ce n'è sempre veramente tanta di terra e magari c'è da buttarla, invece di buttarla la ammucchiamo in delle casse, perché la terra comunque per coprire buchi, per spianare, può sempre servire, dipende che devi fare. Quindi la terra comunque va bene. Quindi la box per la terra, e andiamo anche a metterci questa terra che ho in mano, ok. 64 stack. Qui cos'altro c'è? C'è della ghiaia, densite, granite e diorite. Questi sono i nuovi materiali, sono 3. Fare una box tripla non è possibile. Io direi di mettere magari diorite e granite, e metterci comunque anche poi dentro la densite. Ne prendiamo due significativi, come anche nel Nether. La mettiamo qua. Ah, ecco perché ci metto tanto, perché sto facendo con il piccone. Anzi, qua faremo quella vetro sabbia. Ok, lì manca la sabbia, ora andiamo a prendere. E qua mettiamo. Ok, e facciamo così. E qua mettiamo. Questa è ghiaia e questa è roccia cotta, ok. Ora qui andiamoci a mettere questo quarzo e la netherrack, ne ho solo un blocco. Andiamo a recuperare l'altra netherrack. Ok. Innanzitutto andiamo a cercare la sabbia. Ok, ragazzi, ho trovato la sabbia. Così possiamo mettere il blocco qui. Diciamo che il carbone ci sarà una box dedicata a lui senza piedistallo, però questa la vorrei fare col piedistallo. E qui io ci vorrei mettere i materiali come ghiaia e qualcos'altro. Ghiaia e il coso lì, l'argilla.
che è una cosa molto rara, che però c'è, si trova nei fiumi. Quindi per il momento il blocco d'argilla non ce lo metto, quello dovrò andarlo a trovare, non sarà easy perché l'argilla non si trova proprio facilmente, però al momento mettiamo il blocco di ghiaia e mettiamo la box doppia qui. Io direi di chiudere l'episodio qui, ragazzi, perché sta avvenendo veramente troppo lungo. Off camera farò le porte, allungherò le pareti, chiuderò la stanza e magari vado a trovare anche la ghiaia se riesco. E poi ragioneremo dove mettere il carbone, perché comunque da qualche parte andrà messo, e soprattutto andremo a ragionare su dove fare, dove mettere gli strumenti, la roba di cibo. Andiamo a vedere un attimo se magari fare un piano qui sotto, una scaletta che scende, e fare un secondo piano dove andiamo a mettere roba di strumenti, cibo e cose così. Anche se il cibo io lo metterei nelle farm, dove è relativamente il suo posto, quindi giusto una roba di strumenti. Mi sembrava inutile fare un piano a parte. Adesso ragionerò un po' su come svilupparlo. Spero che il magazzino fatto così, poi con le targhette eccetera, verrà meglio, vi piaccia. Ditemi voi se avete dei consigli su come modificarlo, come l'avreste fatto voi, se vi piace così o cosa cambiereste. Lasciate un like che è importantissimo. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Dalle che è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto.